L'amministrazione comunale teramana ha deciso di bloccare almeno per il 24 dicembre musica e spettacoli nei locali cittadini. Dunque i tradizionali aperitivi della vigilia di Natale saranno senza intrattenimento, una misura che passa al momento del rigetto delle domande che le attività stanno avanzando al competente ufficio comunale e che mira ad evitare assembramenti e atteggiamenti superficiali in termini di prevenzione del contagio Covid. La motivazione è semplicissima, evitare di aggiungere delle motivazioni che in qualche modo possano aumentare il flusso di persone all'interno e all'esterno delle attività di somministrazione in un periodo nel quale tanti per scambiarsi gli auguri giustamente magari prendono un aperitivo piuttosto che vedersi all'interno delle case private. Quindi ecco, ripeto, è importante evitare ulteriori motivi di aggregazione in un periodo dove i contagi comunque sono in aumento. Tra l'altro deve, secondo noi, adesso anche prepareremo anche un decalogo, eccetera, deve in qualche modo il buon senso deve prevalere, anche sia per quanto riguarda le persone che andranno a prendere l'aperitivo, sia per quanto riguarda le attività di somministrazione. Siamo in zona bianca, abbiamo delle regole precise da rispettare. Nel centro storico di Teramo abbiamo anche l'ordinanza sulle mascherine, è importante rispettare tutte queste regole per vivere in sicurezza questo Natale. Ci saranno maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine? Assolutamente sì, perché è un momento veramente delicato, quindi ecco, non si vuole vietare nulla che in qualche modo in questo momento sarebbe insomma anche un danno per tutte le attività che sono nel miglior momento dell'anno, però sicuramente, ecco, ripeto, il buon senso deve prevalere perché ci sono delle regole, vanno rispettate per la tutela della salute pubblica. Ci sarà modo quindi di scambiarsi gli auguri, di fare, ecco, tutte quelle attività che sono anche giuste, voglio dire, dopo 2 anni di Covid credo che ci sia anche proprio questo desiderio forte anche, no, di scambiarsi gli auguri, eccetera, però nella massima sicurezza. Questo è molto molto importante.